Missione compiuta per la Royal Basket Finale Emilia, che vince lo scontro diretto contro la magica Cassè San Pietro Terme ed incamera due punti preziosissimi che consentono di tener vivo il sogno della salvezza diretta. Finisce 71-60 per le ragazze di Mr. Bregoli, che costruiscono il successo nei primi due parziali grazie ad una buona difesa e a buone percentuali realizzative. A cavallo tra il terzo e il quarto parziale è l'unico momento di difficoltà, con le ospiti che provano a riaprire il match senza però riuscirvi. Top scorer la Bozzoli con 17 punti a referto, seguita dalla Goldoni a 14. E proprio a lei lasciamo la parola per un primo commento a caldo. È stata una partita molto intensa, loro sono una squadra molto giovane e la loro intensità sicuramente anche all'andata ci ha messo in difficoltà, però siamo cresciute molto come squadre, quindi siamo state in grado di affrontarle in questa gara di ritorno e quindi ora siamo pronte e cariche ad affrontare la gara della prossima settimana, che è fondamentale per evitare la fase dei play-out. Sarà una trasferta lunga, quindi dobbiamo sia preservarci che allenarci come squadra intensamente. Sono una squadra molto forte e quindi dobbiamo unirci come squadra e provare a portarla a casa. Per la Zussino i punti a referto sono stati 8, alcuni dei quali arrivati nell'unico momento di difficoltà del match. Nel quarto quarto siamo riuscite a riottenere un po' dell'energia che avevamo perso nel terzo quarto, che aveva consentito loro di rientrare. Io ma anche altri siamo riusciti a fare un due contropiedi che sono state fondamentali per poi avere ancora più coraggio e stringerci ancora di più in difesa. Secondo te che cosa era successo nel terzo quarto? Eravate convinte di aver già vinto? C'è stato qualche problemino fisico che ha permesso all'avversario di rientrare? Allora, convinte no, mai, anche perché anche all'andata eravamo andate 15-0 e poi ci avevano recuperato. E probabilmente sì, qualcosa è successo, siamo entrate non so se meno concentrate, sicuramente con meno energia, loro l'hanno recuperata, però alla fine come all'andata siamo riusciti a stringerci, stare unite e a fare liberi importanti e alcune difese fondamentali. Ora mancano gli ultimi 40 minuti che decideranno chi otterrà la salvezza diretta e chi sarà costretto invece a disputare i play-out. Diverse le combinazioni possibili, a far chiarezza in vista del rush finale è Mr. Bregoli. Noi siamo a due punti sotto Cuglianello, che è l'altra squadra che cerca di evitare i play-out. Per differenza punti, se noi raggiungessimo Cuglianello all'ultima giornata di campionato, cioè la prossima, andrebbero loro ai play-out e noi ci salveremo. Il problema è che loro giocheranno una partita contro Cavezzo, contro una squadra che è già, se non ho capito male, già matematicamente prima e quindi potrebbe anche perdere. Mentre noi giocheremo a Fiorenzuola contro una squadra comunque molto forte, che tra l'altro è stata la squadra che ci ha dato la sconfitta più pesante all'andata qua da noi, ci ha battuto di 28. Noi comunque dobbiamo andare a vincere là e sperare che Pianello non vinca a Cavezzo. Se succedessero queste cose qua, noi eviteremo i play-out. Noi siamo fiduciosi, ci alleneremo per questo e nella peggiore delle ipotesi affronteremo i play-out con carica per vedere di non retrocedere. Vincere a Fiorenzuola e sperare, insomma. Finale Emilia può farcela.